1:04, edizione della notte del telegiornale della Sette, in primo piano la politica, perché è stata ancora una giornata calda sul fronte della riforma del Senato. Il Movimento 5 Stelle ha disertato l'aula, in 2 ore sono stati approvati 7 articoli del disegno di legge Boschi, vengono cancellate le indennità, mentre resta l'immunità. Allora, ci sono dei problemi sul primo servizio, ci scusiamo, attendiamo di poterlo rimettere al punto, diciamo intanto siamo pronti, possiamo allora vedere il servizio sulla riforma del Senato. Dopo un lungo dibattito con interventi a favore della relatrice Finocchiaro, di Casini, Quagliariello e quelli contrari della De Petris, di Chiti, Buemi e Casson, alla fine arrivò anche il voto più atteso, quello sull'immunità. E così il testo delle riforme varato in aula resta quello licenziato dalla Commissione. È stato questo l'ultimo atto di una seduta molto diversa da quelle concitate della settimana scorsa, alla quale non hanno partecipato i senatori del Movimento 5 Stelle usciti dall'aula dopo le parole pronunciate dal capogruppo Petrocelli. Questa porcata non merita la nostra presenza in aula. E così il Senato ha approvato rapidamente e senza difficoltà, grazie ai pochi interventi, gli articoli da 3 a 9 del disegno di legge Boschi, che vertevano su temi meno delicati della riforma costituzionale, ossia l'abolizione dei senatori a vita, il divieto di vincolo di mandato, la durata della Camera, i regolamenti e l'abolizione delle indennità per il nuovo Senato. Possibile che il clima torni ora a surriscaldarsi, ma al momento non sono all'orizzonte ipotesi di un blitz in aula in caso di voti segreti. Spezzato il fronte dell'opposizione, con Sel che ha ripreso a dialogare e la Lega che preferisce far corsa a sé, i senatori pentastellati si limitano all'ironia, come fa Nicola Morra su Twitter. Sentire Casini difendere l'immunità per i parlamentari non ha prezzo, per tutto il resto c'è Mastercard. Intanto il fronte del vasto e variegato fronte delle riforme si arricchisce di una nuova proposta, meglio di una bozza da ieri online, quella della riforma sulla giustizia, sulla quale in passato non sono mancate scintille in aula e con gli stessi magistrati, prevista una stretta sulla responsabilità civile, ma senza alcuna rivalsa diretta sui singoli magistrati. In caso di dolo si parla però di taglio fino al 50% dello stipendio. E in serata il ministro delle riforme Boschi ha annunciato alla Camera che il governo porrà la questione di fiducia anche sul decreto competitività. Il voto di Montecitorio è fissato per questa sera alle 21:30. Si tratta del pacchetto di norme fiscali per il rilancio dell'economia, nel quale tra le altre sono comprese le misure per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Il governo oggi, nella giornata che si è appena conclusa, ha apportato 3 modifiche al decreto legge di riforma della pubblica amministrazione, facendo di fatto dietro fronte su scuola, docenti e primari. Il decreto legge di riforma della pubblica amministrazione viene riveduto e corretto prima di entrare al Senato. I soldi, secondo i calcoli della Ragioneria di Stato, non ci sono e, come ha ricordato qualche giorno fa il commissario alla spending review Cottarelli, l'esecutivo dovrebbe impegnare i risparmi di spesa prima di tutto per ridurre le tasse. Vista la mancanza di coperture, il ministro della pubblica amministrazione Madia fa marcia indietro e glissa sulle domande dei giornalisti. Rispetto al provvedimento varato dalla Camera dei Deputati, il governo apporta 3 modifiche con altrettanti emendamenti a cui la Commissione Affari Costituzionali del Senato dà il via libera. Salta la cosiddetta quota 96, la norma prevista dalla riforma Fornero che avrebbe sbloccato il pensionamento di 4.000 insegnanti rimasti incagliati nel 2012, con 61 anni d'età e 35 di contributi versati, oppure 60 anni d'età e 36 di contributi. Un'operazione che sarebbe costata 396 milioni da quest'anno al 2018, troppi secondo i calcoli dei contabili nazionali. Viene meno la revisione dei limiti di età per il pensionamento d'ufficio, con la conseguente eliminazione della soglia di 68 anni per quelli di professori universitari e medici primari. Vengono cancellate anche le penalizzazioni, leggi riduzioni degli importi per chi va in pensione a 62 anni. La quarta modifica relativa ai benefici previsti per le vittime del terrorismo deve essere ancora votata. Dopo la fiducia ottenuta alla Camera, è probabile che il governo la chieda anche al Senato, dice il ministro Madia. Lo scontro governo-ragioneria dello Stato si estende anche al decreto legge competitività, al punto da sospendere i lavori della Commissione Bilancio alla Camera, che deve fornire il parere sul testo. A generare dubbi sugli importi di spesa, stavolta sarebbe un emendamento sul fotovoltaico. In Parlamento dunque, c'è da scommetterci, sarà battaglia.
Ci spostiamo all'estero dopo aver annunciato che tutti i tunnel trovati nella striscia di Gaza sono stati distrutti. Israele conferma di aver accettato la tregua di 72 ore a Gaza a partire dalle 8, quando in Italia saranno le 7 della mattina. Una tregua che arriva al termine dell'ennesima giornata di attentati che hanno provocato due morti a Gerusalemme e l'uccisione di una bambina a Gaza. È l'ennesimo annuncio di una tregua umanitaria. La speranza è che sia la volta buona. Dalle 8 di stamattina le armi dovrebbero fermarsi per 72 ore e i negoziati al Cairo dovrebbero finalmente prendere il via. La mediazione egiziana sembrerebbe finalmente essere riuscita a mettere d'accordo le parti in conflitto. Prima l'ok della Jihad Islamica e di Hamas, poi quello del gabinetto di sicurezza israeliano che dopo una consultazione telefonica ha deciso di accettare la proposta che giungeva dal Cairo. Troppe volte però gli annunci di tregua sono stati puntualmente smentiti dai lanci di razzi verso Israele e dai bombardamenti sulla striscia di Gaza. Stavolta però Tel Aviv potrebbe anche mantenerla perché il lavoro di distruzione dei tunnel sarebbe stato completato dalle truppe di terra che però, secondo quanto ha spiegato il portavoce militare israeliano, hanno ancora molto altro da fare a Gaza e dunque rimangono ancora lì, dove anche oggi la popolazione civile ha dovuto pagare il suo tributo di vittime. In un campo profughi a nord di Gaza ha perso la vita una bambina di 8 anni 6 minuti dopo la fine della pausa di 7 ore che nelle intenzioni doveva servire appunto per portare aiuti alla popolazione. A Gerusalemme invece due episodi che la polizia israeliana definisce terrorismo spontaneo hanno fatto alzare la tensione più di quanto non lo fosse già in precedenza. Un uomo a bordo di una ruspa ha travolto prima una vettura uccidendo sul colpo il conducente e poi è andato contro un autobus ma è stato ucciso dalla polizia israeliana. Poco dopo, sempre nei pressi di Gerusalemme, qualcuno da una motocicletta in corsa ha sparato contro un soldato israeliano e lo ha ferito in modo grave. Torniamo in Italia, nel Trevigiano, dopo l'esondazione del 2 agosto che ha provocato 4 vittime, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Disastro e omicidio colposo plurimo. Con queste ipotesi di reato la procura di Treviso ha aperto un'indagine contro ignoti per stabilire le cause e eventuali responsabilità, oltre alla pioggia forte e improvvisa, della morte di 4 persone, travolte la sera del 2 agosto vicino a Refrontolo, paesino sulle Prealpi trevigiane, mentre facevano festa. L'ondata di acqua e fango si è riversata su un'ottantina di persone, ferendone 8, 2 sono gravi. Il vecchio mulino e il piazzale a un centinaio di metri dove era montato il tendone, la stradina di campagna fra i monti con i vigneti, il torrente che scorre parallelo fino al paese per circa un chilometro. Da oggi è tutto sotto sequestro. Accertate le cause delle 4 morti, annegamento e traumi, il pubblico ministero ha dato il via libera ai funerali previsti per giovedì, ma in attesa dell'esito delle indagini montano le polemiche. L'acqua si è accumulata per colpa delle coltivazioni vinicole, questa è la tesi ambientalista. Non è d'accordo Luca Zaia, che oggi era sul luogo della tragedia. Il presidente della regione difende le viti di Prosecco, risorsa locale, prodotto di punta del Made in Italy, anche se ammette la necessità di interventi sul territorio per un valore di 2 miliardi, cifra ridimensionata dal ministro dell'Ambiente Galletti, che gli era di fianco. 2 miliardi sono una cifra molto, molto importante, quindi è chiaro che questo può essere una cifra nell'arco di un periodo molto lungo da mettere a disposizione. Sul luogo dell'esondazione oggi è proseguito il lavoro dei vigili del fuoco che stanno liberando il torrente dai detriti portati dalla piena. Per domani nella zona è previsto ancora maltempo. Anche Antonio Iovine, il boss pentito dei casalesi, ha riferito ai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Napoli i presunti rapporti con i clan della Camorra da parte di Luigi Cesaro, il deputato di Forza Italia ed ex presidente della provincia di Napoli, per il quale è stato chiesto l'arresto alla Camera con l'accusa di concorso esterno e turbativa d'asta. Sono 9 i collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state utilizzate dai magistrati a sostegno delle accuse contestate nell'ordinanza. L'ordinanza emessa il 23 luglio scorso. Parliamo adesso di immigrazione perché in serata le navi della Marina Militare hanno recuperato 500 persone, ma nel disperato tentativo di arrivare, di raggiungere le nostre coste, si contano ancora vittime.
Sono una donna di 35-40 anni, un bambino di 10, probabilmente siriani, le vittime dell'ultimo naufragio nel canale di Sicilia. I loro corpi sono stati restituiti dal mare a circa 50 miglia dalle coste libiche, da cui era salpato un barcone con il suo carico di centinaia di migranti. Sono stati gli uomini del pattugliatore Peluso della Guardia Costiera a recuperare i superstiti, circa 268, che sono stati portati questa mattina a Porto Empedocle. A volte il mare africano restituisce i poveri resti, ha commentato il sindaco della cittadina in provincia di Agrigento. Sogni spezzati, una tragedia senza fine. Ancora non si sa se ci siano altre vittime del naufragio che sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica. I soccorsi continuano senza sosta. Stasera le navi della Marina Militare hanno recuperato quasi 500 persone. La nave Sfinge 274, tra cui 42 donne e 62 minori, mentre la Dattilo ha tratto in salvo a sud di Lampedusa 223 migranti. Nel fine settimana le navi impegnate nell'operazione Mare Nostrum hanno tratto in salvo 2.500 persone in fuga dalla disperazione e dalla guerra. 1.300 profughi salvati dalla fregata Fasan al largo di Lampedusa sono arrivati oggi a Taranto, dove negli ultimi tre mesi sono sbarcati 10.000 migranti. E fa rabbrividire la testimonianza di uno dei migranti raccolto dalla polizia di Ragusa, che ha arrestato lo scafista, un senegalese di 20 anni, di un'imbarcazione con a bordo 90 persone soccorse sabato scorso da una nave mercantile. Eravamo ammassati in un fabbricato sorvegliato da libici armati di pistole e fucili. Io sono stato picchiato più volte, altri sono stati meno fortunati di me. Molte persone sono state uccise dai libici, che continuamente sparavano all'interno del fabbricato, a volte per spaventare, ma altre colpivano a morte. Dormivamo per terra e ci davano poco cibo, una sola volta al giorno, e poca acqua dal sapore salmastro. È morto a Roma all'età di 67 anni Stefano Bonilli. Stefano Bonilli è stato il padre fondatore del giornalismo gastronomico italiano, ex giornalista del Manifesto. Nel 1986 fondò il Gambero Rosso, nato prima come un supplemento del quotidiano, poi come pubblicazione indipendente. Bonilli ha diretto il Gambero Rosso per 22 anni, ha creato la TV e la Città del Gusto. Insieme a Carlo Petrini ha contribuito a creare il movimento Slow Food. E adesso parliamo del calcio. La settimana è quella chiave per quanto riguarda l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. Il candidato principale, Carlo Tavecchio, oggi ha incassato la fiducia della Lega Pro, che si è riunita in assemblea a Firenze. È iniziato il rush finale, quello che tra una settimana porterà all'elezione del nuovo presidente. Non si placa la bufera attorno a Carlo Tavecchio, criticatissimo anche per essersi paragonato all'assassino di John Kennedy, ma tuttora favorito nella corsa alla presidenza. Tavecchio a Firenze incassa la fiducia della Lega Pro, che al voto vale il 17%, anche se qualche crepa nell'organismo presieduto da Macalli emerge. Messina e Benevento annunciano di voler togliere il loro sostegno. Di fronte a tutta l'assemblea nessuno si è alzato per dire, come ritengo fosse giusto fare, noi abbiamo una posizione diversificata. Non escludo che su 60 società ci possa essere anche qualcuno che faccia un'operazione diversa. Nessuno dei due candidati si è visto alla riunione. C'era Claudio Lotito, grande regista dell'operazione Tavecchio, nella veste di presidente della Salernitana, a ribadire che è lui l'uomo giusto, uno che da sempre fa poche parole e molti fatti. Prossimo appuntamento giovedì, il vertice dell'Associazione Calciatori. E sul fronte mercato, giornata molto intensa per l'Inter, tornata dagli Stati Uniti con molte certezze in più dopo il convincente successo sulla Roma. La comitiva di Mazzarri si è sciolta all'aeroporto di Linate con Mauro Icardi al centro dell'attenzione dei tifosi. Mentre a Malpensa atterrava il nuovo acquisto nerazzurro Svaldo. L'ex juventino è atteso dalle visite mediche e spera nella stagione del rilancio dopo l'esperienza in bianconero. Calorosa l'accoglienza dei sostenitori interisti, a cui è andato il primo pensiero del giocatore. Un saluto grande per i tifosi, spero fare molto bene anche per loro. Praticamente chiusa anche la trattativa con il Cardiff City per il cileno Medel, sulla base di 7 milioni di euro più bonus legati ai risultati. Ma il vero colpo d'agosto, quello da prima pagina, potrebbe essere Dani Alves, uno dei pilastri del Barcellona. L'Inter ha ufficialmente smentito le insistenti voci che arrivano dalla Spagna, ma Toir sa bene che l'acquisto del brasiliano permetterebbe alla squadra di puntare diritto allo scudetto. Alle 1:18 minuti chiudiamo questa edizione. Vi ricordo che l'informazione sulla 7 torna a partire dalle ore 6. Alle 7:30 la prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito e buonanotte.